siamo qui sempre con l'evento presentazione del libro di Caterina Boccardi e qui abbiamo la nostra amica del cuore. Ah, dici tutto, presentati, fai tutto quanto, io ti conosco già da tempo. Io volevo sapere intanto con chi ci stavamo rapportando. Beh, diciamo con il web in generale. Con il web in generale, allora niente, possiamo dire che questa è una serata molto carina perché c'è un posto. Cinzia Loffredo. Questa è una cosa che io ho curato solo come ufficio stampa, con la collaborazione anche di Quirino, oltre che la mia per qualche invito, qualche personaggio. Questo posto è diventato più bello di prima, io l'ho curato come direzione artistica e devo dire la verità, è diventato ancora più meraviglioso. Posso grazie confermare. Grazie a Tony che veramente nelle sue idee Tony Bianchi. È straordinario, sì, è sempre straordinario, ci accoglie sempre con grande amicizia e disponibilità. Ex Le Bain, ma nello stesso tempo anche un posto di ritrovo, diciamo, non solo come ristorante come era prima, ma in questo momento anche un posto dove si ascolta musica, si può chiacchierare piacevolmente, è un bel salotto, diciamo, per stare insieme, che a Roma mancava. Senti Cinzia, invece la presentazione del libro di Caterina Boccardi. Il libro di Caterina Boccardi è stato scritto da poco, è già il suo secondo libro e praticamente è una persona, devo dire, con grandi doti, diciamo, nonostante il suo primo libro ha dimostrato sinceramente di essere all'altezza di poter esprimere quelli che sono i suoi pensieri. Infatti lei dice: i miei pensieri, le mie cose sono tutte quante in un cassetto, e non sapevo e non immaginavo che potessero uscire fuori all'improvviso grazie all'aiuto di uno scrittore di poesie che un giorno le disse: ma perché non inizi anche tu a scrivere? E lei finalmente disse: beh, ma proviamo. Nella difficoltà di come iniziare ebbe questo approccio che l'aiutò poi a uscire fuori, far uscire fuori la sua anima, e devo dire la verità, ci è riuscita anche molto bene. Veramente. Mi sembra anche una bellissima persona, al di fuori del suo libro, che devo dire è molto valido. E per cui le auguriamo tanti in bocca al lupo per il suo prossimo libro e anche per tutte le sue esperienze future. Grazie Cinzia, grazie sempre a voi. Straordinaria. Grazie a voi, ciao.